aria di festa qui in casa Barcellona Futsal. Siamo a Palazzo Iannelli, anzi Villa Iannelli. Siamo con il capitano del Barcellona Futsal, Salvuccio Mannanici, e con il pivot, nonché bomber di questa squadra, il grande Claudio La Torre. Allora, rendiamola un po' frizzante questa intervista, anche perché Ciao. C'è un bel entusiasmo, un bel clima, probabilmente dopo anche la vittoria con la Cireale, ma questo è un gruppo, una grande famiglia, un gruppo coeso, un gruppo di grande qualità. Allora, buonasera, sicuramente la nostra priorità come società è la crescita dei ragazzi, e comunque abbiamo già con noi da 2/3 anni. E questo per noi è importantissimo, e i risultati comunque, il campo ci dice che la crescita c'è, è anche notevole sicuramente. Per quanto riguarda la classifica, comunque il campionato, diciamo che a penultima partita, che abbiamo l'ultima col Marsala il 6 di gennaio, sì, in casa, e in questo momento la classifica ci vede al 7° posto, a 2 punti dai playoff, e comunque se ad oggi dovesse finire il campionato saremmo salvi, quindi noi siamo soddisfatti perché il nostro obiettivo è la salvezza, sicuramente nel più breve tempo possibile, e la nostra priorità è la crescita dei nostri ragazzi, quindi siamo soddisfatti e mi ritengo soddisfatto della squadra e di quello che stiamo raccogliendo comunque. Un gruppo quindi compatto, un gruppo che punta anche sui giovani. Claudio La Torre è testimonianza di questo, dico, un pivot di qualità, 21enne, barcellonese doc, a cui diciamo la società punta tanto. E Claudio, allora, dico, come sta andando, dico, questo gol, questi due gol a Cireale, ti sei sbloccato, e era un momento, diciamo, un po' di digiuno, ci siamo sbloccati, e ora speriamo che sia, diciamo, speriamo che il 2023 sia chiuso con questi due gol, e che sia, se una doppiette, che ci siano tante doppiette anche nel 2024. Speriamo bene, l'importante comunque è la squadra, salvarci e metterci al sicuro il prima possibile, poi per i record personali più se ne fanno meglio è, però alla fine l'importante è salvarsi. Come vedi questa squadra? Dico, secondo me onestamente ci salveremo tranquillamente, magari potremo fare pure qualcosa in più, se non lo faremo è secondo me più per l'esperienza che per altro, che magari sono il primo anno in Serie B di noi, abbiamo tutti 20 anni, 19 anni. Però comunque la squadra è abbastanza pronta, diciamo, per almeno per salvarci. Allora, sicuramente affronteremo il Marsala con la giusta testa, perché comunque siamo reduci da una buona vittoria fuori casa con la Cireale, e quindi vogliamo chiudere al meglio questo girone di andata. Per quanto riguarda il ritorno, l'ho detto, la nostra priorità comunque è crescita e salvezza al più presto possibile. Poi se verrà qualcos'altro, ben venga, perché comunque vuol dire che ce lo siamo meritati. Sicuramente nessuno ci regala niente, la Serie B si sa è un campionato difficile, di livello, e dove chi sbaglia di più viene sempre punito e paga. Però noi ci siamo, ci stiamo allenando, oggi abbiamo fatto allenamento, ieri, domani faremo allenamento, riprenderemo a fare allenamento 2, 3, 4, quindi comunque il mister non ci lascia un attimo di tregua, ma è giusto così, perché siamo nel giusto momento, secondo me, per spingere, perché stiamo bene a livello fisico e anche a livello mentale dopo la vittoria. Claudio, cosa si prova invece dopo aver segnato una doppietta da Cireale, e quando si dà quindi questo supporto alla squadra concreto? È, diciamo, una carica personale che ti dà, e anche motivazionale, perché magari quando vedi la squadra vincere il clima è sempre positivo sia per me che per tutti i miei compagni, magari quando perdiamo ci sono situazioni più difficili e magari da un risultato negativo ne vengono altri e da risultati positivi ne vengono altri. Quindi tutta una questione mentale, comunque piano piano andremo a crescere anche sotto questo aspetto. Da barcellonese cosa si prova a indossare anche la maglia del Barcellona Futsal e a rappresentare anche la prima squadra delle calcio a 5 nella città del Longano? Diciamo è la soddisfazione più grande che può avere, diciamo, un ragazzo di Barcellona, proprio del paese. Giocare nella scuola della città è sempre un'emozione, sia personale che per, anche da far vedere nei confronti degli altri amici, vengono gli amici, vengono i parenti, e quindi diciamo è un'emozione bellissima. L'auspicio per il 2024? Speriamo di salvarci. L'auspicio per il 2024?
auspicio per il 2024, vabbè, la salvezza e comunque un'ulteriore crescita che ci preparerà al prossimo anno, perché comunque la squadra è giovane, noi vogliamo mantenere questa ossatura, e abbiamo avuto qualche partenza durante il mercato, però alla fine ci adattiamo, siamo questi e sicuramente daremo filo a torcere a tutti fino alla fine. E continua il nostro giro di interviste in questa cena sociale Barcellona Futsal. Siamo con il presidente Elio Russo e il vicepresidente Iannelli e siamo anche con il talento, lo possiamo dire, il giocatore. Il Barcellona Futsal punta molto sui ragazzi, sui giovani. Siamo con Matteo Biondo, under 19 e anche giocatore su cui si punta tanto. Partiamo dal presidente, allora un momento di aggregazione, un momento di ritrovo importante dopo anche la vittoria di Aci Reale, una vittoria che ci voleva, che consolida un po' la classifica e ci auguriamo ora un 2024 ancora più radioso. Sì, buonasera a tutti. Come hai detto tu, la vittoria di Aci Reale è stata fondamentale per noi perché contro una diretta concorrente per la salvezza. E, diciamo, i ragazzi hanno fatto una prestazione veramente eccellente, nonostante le difficoltà, l'infortunio di Madi, l'assenza di qualche titolare, hanno dimostrato di non temere nessuno, hanno fatto veramente una partita eccellente. Specialmente Leonardo Burrascano, che doveva entrare in corso d'opera visto l'infortunio di Madi Morel, e ha fatto una prestazione incredibile, ha preso tutto, come dicevi poco fa tu, ha preso anche l'aria. E se questa sera ci ritroviamo tutti qua a festeggiare questo Natale, questo fine d'anno, post Natale, sì. È importante, i ragazzi sono molto coesi fra loro, è importante anche per fare unire ancora di più la prima squadra con l'Under 19 e gli amici dell'Academy che stasera sono presenti. E infatti stasera, a proposito di Under, abbiamo qua Matteo Biondo, di cui parlavi poco fa tu, che è stata una bellissima scoperta per noi per l'Under 19. È un ragazzo sul quale puntiamo tantissimo in ottica ovviamente prima squadra, per il proseguio del nostro campionato e anche dei prossimi campionati. Speriamo che lui continui con questa voglia e con questa grinta e soprattutto che voglia continuare questo matrimonio. Dario Iannelli, intanto noi ti ringraziamo per averci ospitato in questa splendida villa, una splendida location. L'ho invitato io, dai. Purtroppo ci ha invitato e non ho potuto fare a meno di fare questa bella intervista, anche perché Barcellona Futsal rappresenta tanto, dico, per la città del Longano, rappresenta una squadra che diciamo vetrina per il futsal a Barcellona e riferimento soprattutto anche per i giovani, e si punta tanto sui giovani. Dario, questo tipo di cena è importante per compattare ancora di più questo gruppo che ha bisogno di questi momenti e sicuramente, dico, ci regalerà, sono sicuro, tantissime altre emozioni. Sì, questo, diciamo, questa sera fa parte di quello che rappresenta prima una volta il Mortellino, adesso il Barcellona Futsal, che è principalmente aggregazione, poi i risultati se c'è il gruppo vengono, qua esultano, non so per cosa, però l'importante è che siamo tutti uniti. Da quest'anno abbiamo inoltre attivato la collaborazione con l'Academy, che è anche qui presente stasera, partecipa anche alla Serie D di Calcio a 5, sta facendo bene grazie a Mister Giunta, che è una vecchia nostra conoscenza con la quale ha collaborato anche con noi in passato. Quindi è un momento di aggregazione per tutti, è un momento per dirci di continuare a fare bene e di stare uniti. Dario, quanto sacrificio, quanta preparazione c'è dietro tutto quello che noi vediamo poi in campo sul parquet? Dico, dietro c'è anche un piano amministrativo, organizzativo non indifferente. Sì, infatti come vedete abbiamo perso i capelli entrambi anche per questo. Avrei dovuto perdere anche per il presidente. Avrei dovuto perdere anche i meno, però sì, c'è tanta organizzazione, anche se c'è sempre da far meglio perché posso fare una cosa, vi rubo la scena. Matteo, allora, questa prima esperienza
col calcio a 5, tu che sei un giocatore prettamente votato al calcio a 11, come la vedi dopo circa 4 mesi, anzi 3 mesi che sei con noi? No, mi sono trovato bene sin da subito perché siete delle persone squisite, anche con i miei compagni che già conoscevo, che erano tutti di Barcellona, abbiamo fatto le classi insieme a scuola e tutto. Mi sono trovato bene e spero che questa cosa continui ancora, che posso dare sempre di più alla squadra, sia con l'Under e spero anche in prima squadra. Ti senti una grande responsabilità anche il Barcellona Futsal che punta tanto su di te? Sì, sì, perché so appunto che contate tanto su di me e spero che posso ripagarvi e che raggiungete i vostri obiettivi. E siamo con Danilo Gelsomino dell'Accademia in Barcellona, quindi una collaborazione importante con il Barcellona Futsal che punta sicuramente sui giovani e per questo siamo anche con l'Under 19. Siamo con Fabio Gelsomino, con Antonio, con Santi Campagna e Antonio Rizzo. Una grande collaborazione tra il Barcellona Futsal e l'Academy che punta tanto sulla parte dei giovani per promuovere, per valorizzare. Una collaborazione che sta dando dei buoni frutti. Sì, certamente. Questo è un primo approccio di uno scambio di esperienze diverse. In quanto il Barcellona Futsal ha una ferrata e consolidata esperienza nel calcio a 5, mentre l'Academy ha una grande esperienza nel calcio giovanile a 11. Da questo connubio ne può uscire una grande e rafforzata, un gruppo, una comunità in cui ci si incontra, in cui ci scambiano le esperienze. Per esempio, alcuni mister del Barcellona Futsal stanno allenando i nostri piccoli anche nel calcio a 5 e viceversa, chi ha fatto esperienza nel Barcellona Futsal sta venendo anche nell'Academy a incontrare altre realtà. Da questo incontro di realtà ci si arricchisce entrambi le società e ciascuno cerca di dare il meglio per crescere tutti insieme, ma soprattutto per fare crescere i nostri giovani. È molto importante perché, dicevo, delle esperienze consolidate diverse, pronte a creare una grande comunità con grandi qualità e quantità. Soprattutto noi nel calcio giovanile abbiamo parecchi iscritti e parecchie esperienza. Ma soprattutto vogliamo dare un'altra chance ai nostri ragazzi, una possibilità di giocare in un contesto diverso, quindi di esprimersi anche in altri contesti, come sta avvenendo per i ragazzi che stanno partecipando nel gruppo nazionale del Barcellona Futsal, che sta promuovendo moltissimo questi ragazzi, facendoli incontrare in dei contesti molto qualitativamente molto importanti. E per questo ringrazio la società Barcellona Futsal. Passiamo la parola ora a tuo figlio, a Fabio, che dico calca il parquet e lo calca bene e in porta fa delle grandi cose. Com'è il gruppo dell'Under 19 e come sta andando questo campionato? Facciamo un po' il punto, il bilancio di questa prima parte di stagione. Allora, come gruppo intanto devo dire che nonostante ci conosciamo da settembre siamo un bel gruppo. Diciamo come bilancio potevamo fare di meglio, però è stato un gruppo nuovo e quindi molti si sono ambientati in questi mesi e quindi andremo migliorando e ci aspetta un bel girone di ritorno dove giocheremo molte partite in casa e quindi puntiamo ad arrivare tra le prime quattro. Santi, allora tu sei anche tra i più giovani e rappresenti tanto in termini di compostezza, in termini di tecnica là al centro della difesa per l'Under 19, e cosa ci dici riguardo a questa squadra? Allora, il girone di andata non è andato al meglio, però comunque noi ci stiamo allenando sempre con tanta voglia e vogliamo fare un ottimo girone di ritorno vincendo più partite possibili. Tutti abbiamo voglia di crescere e imparare sempre di più. Antonio, le aspettative di questa Under 19 per il 2024? Le aspettative sono molte perché siamo un gruppo, diciamo, unito, anche se come ha detto Fabio ci conosciamo da poco, però allenandoci ogni settimana, facendo amichevoli o cioè mettendo tutto mentre facciamo gli allenamenti,
cerchiamo di dare il meglio in questo campionato. E siamo con lo staff tecnico del Barcellona Futsal, siamo con rispettivamente Riccardo Tutilo e poi con Chris Tutilo, che è il preparatore atletico di questo bel gruppo. Allora Riccardo, dico, questo gruppo che sta crescendo sempre di più e che ha chiuso bene il 2023 con una bella vittoria ad Acireale, non era semplice sicuramente, uno scontro diretto che è valso più di 3 punti probabilmente, e adesso la squadra si sta ben preparando in vista anche della partita del 6 gennaio con il Marsala. Giusto, come abbiamo parlato l'altra volta, per me era una partita da 6 punti, penso che abbiamo fatto una gran gara e siamo riusciti a dimostrare un po' più di maturità in certi momenti e di portare i 3 punti a casa, che era la cosa più importante. Alla fine stiamo bene perché dopo 4 mesi di lavoro loro hanno fatto tanta cosa sul sistema, sulla cosa di forza, pliometria, tante cose che hanno fatto, e abbiamo avuto pochi infortuni alla fine. Abbiamo un piccolo problema con Matti, che si è fatto male nella ultima partita. Vito ha preso una piccola storta, ma già è praticamente a posto. Adesso si riprendono con questo periodo di pausa, ma alla fine 2023 è andata bene perché abbiamo avuto anche tanta soddisfazione anche sulla parte tecnica e tattica insieme al lavoro fisico. Mister, come stiamo preparando questa partita? Cosa si sta facendo sul piano tecnico, sul piano tattico e anche sul piano fisico per ben partire per questo 2024? Vabbè, diciamo che adesso non abbiamo fatto tante cose per le feste, siamo stati fermi. Abbiamo fatto oggi il primo lavoro da parte fisica, poi domani faremo questo lavoro. Poi abbiamo un torneo sabato, quindi che ti dà un po' di per sciogliere, diciamo, quello che abbiamo, i panettoni che abbiamo mangiato, diciamo. E quindi facciamo questi tornei, poi da martedì, dopo la festa di Capodanno, iniziamo a pensare a Marsala, che è una grande squadra, loro sono quarti in classifica, e dobbiamo vedere i punti forti, i punti deboli loro, per lavorare in settimana e arrivare pronto a sabato. Mister, come trovi questo gruppo? Un gruppo compatto, un gruppo che anche stasera stiamo vedendo grande entusiasmo, una grande famiglia. Cosa ci vuole per fare quel salto in più dal punto di vista, forse si deve lavorare molto di più anche sul piano mentale? Siamo una squadra molto giovane, abbiamo 2 valori aggiunto che sono Adrian, che è ancora giovane, pure lui ha 24 anni, 25, e Matti sarebbe quello con più esperienza. Quindi tutto passa dalle esperienze, abbiamo avuto un'esperienza in C1, adesso in Serie B, che è una categoria importante. Penso che piano piano pure loro prenderanno più fiducia e crederanno più ai lavori che fanno loro ogni giorno. Però ci vuole tempo, non c'è niente che non possiamo saltare passi, capito? Quindi dobbiamo lavorare piano piano, ogni volta provando a fare loro capire di più il gioco, e solo così possiamo andare avanti. Penso che loro saranno al completo quando avranno 4-5 anni di esperienza in campionati importanti come questo di Serie B. Quindi un gruppo in prospettiva, un gruppo che deve crescere, ma che deve crescere anche sul piano fisico e atletico. Quindi cosa ci auguriamo per il 2024? Loro, come sono giovani, fanno tutto più facile, no? Aspettiamo di non avere lesioni, che loro continuano a lavorare così e che possiamo aggiungere un obiettivo. Mister, in chiusura, quindi cosa ci auguriamo per questo 2024? L'obiettivo sicuramente è la salvezza, qualcosa in più chissà. Speriamo che tutto dipende sempre dai risultati, no? Se riusciamo a fare risultati con squadre importanti come sarà il Marsala sabato, abbiamo queste prossime 5 partite, 4 sono in casa. Quindi se riusciamo a fare i punti in queste partite possiamo pensare pure a una zona playoff, non è da scartare, diciamo. Quindi il Palalberti deve essere il fortino del Barcellona Futsal, quindi puntare tutto con la massima determinazione a vincere le partite soprattutto in casa.
Giusto, speriamo che possiamo, che i tifosi possano entrare alla fine, perché le 4-5 partite che abbiamo fatto in casa non abbiamo potuto contare col pubblico. Quindi speriamo che adesso 2024 possiamo avere pubblico per dare una spinta in più. Gli amici sportivi di Barcellona e di tutta la provincia di Messina, caloroso augurio di buon 2024 da parte di Elio Russo e di tutto il Barcellona Futsal. Abbiamo qua stasera una colonna portante del Barcellona Futsal e prima del Mortellito, Marco Monaco, ormai buonasera, con noi per il terzo anno consecutivo, grande persona per bene e soprattutto un grandissimo collaboratore e tifoso, soprattutto e tifoso molto caldo, caloroso. Marcuccio, allora, come questa annata come la vedi in questa squadra piena di gioventù? Allora, io non posso dire altro, posso aggiungere tanto a quello che è già stato detto, però sono molto soddisfatto di questo inizio di campionato. Proprio poi abbiamo chiuso il 2023 con questa bellissima vittoria di Acireale, proprio perché si è dimostrato proprio il vero gruppo di questa squadra, un gruppo giovane, un gruppo che magari all'inizio tanti non ci avrebbero scommesso, però devo dire proprio un gruppo maturo, hanno fatto gruppo e sono veramente è bello vederli giocare. Allora, essere dirigente del Barcellona Futsal vuol dire essere intanto appassionato di futsal e poi far parte di una famiglia come quella del Barcellona è una cosa che io consiglierei a tutti di fare, con un presidente come Elio Russo, con un patronno come Dario Iannelli non si può fare a meno di farne grande parte. Marco, grande sono Marco. Molto, molto affezionato veramente a questo gruppo, ci tengo tantissimo. Buon anno dal presidente del Barcellona Futsal Elio Russo. Auguri di buon anno dal dirigente Marco Monaco.